Cari amici dell'arte, benvenuti alle video recensioni di Federico Caloi, Biennale del Tirreno, giugno 2018, Cava dei Tirreni, Franco Bianchi, uno dei 5 artisti che ho premiato con il premio La Selezione attraverso questa video recensione, attraverso la narrazione della sua opera. Dovevo scegliere 5 artisti, mi ha estremamente colpito l'opera di Franco Bianchi. Intanto Franco Bianchi, artista, architetto, non è tanto solo un curriculum di estremo rilievo nel mondo dell'arte, ma un percorso importante, molto solido nel mondo dell'arte. Ci sono intorno a Franco Bianchi almeno 3 elementi che contraddistinguono tutta la storia, tutto il percorso della sua arte. In questa opera ce ne sono sicuramente almeno 2. I 3 elementi sono l'elemento totemico, l'elemento poetico. Bianchi realizza dei totem, delle poesie, fa una commistione tra queste cose. Gli altri, cosa che in quest'opera non c'è. Gli altri 2 elementi invece li trovo entrambi in quest'opera, che sono l'elemento, oserei dire, minimalista, essenziale, ma inventerei per Bianchi un modo nuovo di concepire il suo essere artista, questo stile shintoista. Sì, la religione e nonché filosofia giapponese dello shintoismo prevede una essenzialità in tutto, e Bianchi, lavorando tanto anche con le carte, quindi usando come supporto la carta, la matita, usa queste linee essenziali, questi pochi segni, questa enorme pulizia nelle sue opere, che ci dà questo senso di un'aria diafana, di un'aria rarefatta, come quando si è in montagna. In quest'opera sicuramente questa cosa la proviamo. Un altro elemento del modo di lavorare di Bianchi è completamente diverso, estremamente contemporaneo anche questo, ed è per lui peraltro forse anche un po' ossessivo, è un'ossessione, ma è l'elemento degli uccelli, di questi pappagalli, ma è l'elemento seriale, c'è una serialità nella realizzazione di questi uccelli in legno, questi pappagalli che lui realizza delle performance, delle installazioni dove li moltiplica, dove ne espone in quantità. Ripeto, ha qualcosa per lui di ossessivo questa cosa, ma per l'arte è una cosa, la serialità è importantissima. Io amo estremamente la serialità nell'arte, comincia la serialità nell'arte nel 600, ci ha regalato la serialità nel 900 degli artisti straordinari, e io trovo che sia un elemento fondamentale per l'arte contemporanea. Amore al sole, questi 2 pappagalli che si scambiano un dono, quindi il tema della Biennale del Tirreno 2018, centrato in pieno nell'espressività di quest'opera, nel mischiare questi suoi 2 mondi, queste sue 2 anime di Franco Bianchi, in un lavoro che ha una pulizia formale, ha una estetica di una eleganza che io trovo veramente di un'elevatezza rara da questo punto di vista. Riesce, insomma, in questa sua composizione, riesce Franco Bianchi in questa sua opera a mischiare degli elementi che sono, se vogliamo, concettualmente contrapposti, perché se ho parlato di shintoismo è un paragone che faccio io, e se parliamo di serialità potremmo riferirci al pop o al neopop, eppure Bianchi inventa allora a questo punto un suo modo nuovo di proporci l'arte, che ritengo assolutamente efficace. Franco Bianchi, premiato quindi per Biennale del Tirreno 2018.